Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti voi. Io sono Manuel, questo è Canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, buongiorno, oggi un video un po' più tardi, è il post pranzo, per una riflessione che onestamente mi lascia un pochino interdetto, ma vado subito al dunque. La Lazio è interessata in maniera forte a Pellegrini, ma siamo alle solite. Pellegrini piace a Tare, ok? Pellegrini piace al 70% a Tare, per un 30% a Sarri. Sarri vorrebbe nel ruolo di terzino sinistro un solo giocatore, il nome ve l'ho fatto, è risaputo, la Lazio ha avviato contatti, non c'è la base d'accordo, il giocatore ha già dato l'ok, parlo di Parisi. Fabiano Parisi è il giocatore maggiormente indicato da Sarri per il ruolo di terzino sinistro, qualora si decida di acquistare un terzino sinistro. Siamo alle solite, perché in realtà Tare invece non è d'accordo con Sarri e spinge per un'altra soluzione. Quest'altra soluzione si chiama Pellegrini. Pellegrini che quest'anno è in prestito all'Eintracht di Francoforte con la formula del prestito secco. Pellegrini che, udite udite, quando dico che la Juve rovina il calcio, prende 3 milioni di euro netti a stagione. Allora adesso io devo capire, Pellegrini, che cazzarola ha fatto nella sua giovane carriera calcistica per prendere 3 milioni di euro a stagione? Una follia. È in prestito quest'anno all'Eintracht Francoforte per prestito secco, con la metà dell'ingaggio che viene pagato dalla Juventus, ok? Praticamente la Juve, per farla breve, l'ha parcheggiato in Germania. Tare, lo sappiamo tutti, che ha agganci con la Germania, e Tare chiaramente, nonostante quello che era successo per Kostic 2 anni fa, Tare ha un accordo con l'Eintracht Francoforte che, detta proprio in maniera bruta, non vede l'ora di liberarsi del calciatore, ok? Raga, è questo è il dato di fatto. Quindi l'Eintracht ha detto va bene, non ci sono problemi, i restanti 6 mesi di prestito secco per noi può andare alla Lazio senza problemi. C'è l'accordo Lazio-Eintracht per questa cessione del prestito secco, ma in tutta questa storia interviene la Juventus, che si dice contraria a questa soluzione. Chiaramente la Juventus vuole monetizzare, il problema è che non stiamo né a valle dei balucchi, no, dei balocchi, dei fregnoni, ok? Chiaramente la Lazio a queste condizioni non ci sta. Quindi la domanda mia che mi pongo è: perché la Lazio si va sempre a ficcare in queste situazioni? Innanzitutto, perché la Lazio c'ha sempre ste lotte interne, intestine, dove non c'è mai un allineamento dei pianeti per andare a focalizzare un obiettivo da prendere? Questa, ragazzi, è andato di fatto. Tare è convinto di fare ancora come cacchio gli pare dentro la Lazio, ma Tare deve capire che non funziona più così. Tare deve capire che il mercato sarà, perché così sarà, controllato da Lotito e da Sarri. Sarri sarà il primo riferimento in società per Lotito per agire sul mercato. Per farla breve, per quello che è la mia impressione, Tare sta usando questa situazione legata a Pellegrini, perché il terzino sinistro è una priorità per la Lazio
E quindi Tare cosa fa? Ne approfitta dei suoi agganci ottimali in Germania per gettare le basi per portare subito un terzino a Roma a situazioni vantaggiose, zero. Zero, perché la Lazio andrebbe a pagare 750.000 euro per gli ultimi sei mesi di questo prestito secco all'Eintracht, e la Lazio con le cessioni di Fares e Kamenovic, tanto per capirci, va a coprire questo, mi riferisco all'indice di liquidità, va a colmare e a permettersi di pagare queste 750.000 euro secche per Luca Pellegrini. Tare gioca d'astuzia per guadagnare punti all'interno della società, per riguadagnare campo in quella che è il punto di vista di Lotito, ma così non funziona. Sarri vuole un solo giocatore là a sinistra, vuole Parisi, quindi o Tare si mette l'anima in pace, oppure se Tare porta Luca Pellegrini a Roma dobbiamo stare attenti, perché questo potrebbe essere un indicatore non buono dello stato di salute, tra virgolette, di Sarri e di credibilità di Sarri all'interno della Lazio. Ragazzi, la verità è che Lotito si trova in mezzo a due fuochi, ha un rapporto consolidato da oltre 15 anni con Tare. Tare da questo si sente forte di avere appunto una priorità nella testa di Lotito, continua ad agire come se fosse in solitaria il responsabile del mercato della Lazio, quando invece c'è una figura nella Lazio da ormai due anni che risponde al nome di Maurizio Sarri, che sta guadagnando altrettanta credibilità e anche velocemente agli occhi di Lotito. È tutta una strategia politica che vede in campo Tare da una parte, Sarri dall'altra. Tare e Sarri non possono convivere, non c'è più niente da fare, non ci sono mai state le basi. Tare ha sempre fatto quello che gli pareva all'interno della Lazio. Tare, da quando è arrivato Sarri, ha trovato chi gli mette il bastone tra le ruote, ok? Quindi queste sono le lotte intestine in seno alla Lazio. In tutto questo c'è questo vociferare, questo giro di nomi che stanno un pochino a fare da mezzi con i quali Tare cerca di prendere punti, riprendere la propria credibilità all'interno della Lazio. Ho il timore che si vada a perdere la vera priorità in tutta questa politica. La priorità è il bene della Lazio, la priorità è aiutare la Lazio ad affrontare al meglio questi ultimi sei mesi di campionato. Ci apprestiamo, ormai siamo arrivati a vivere una stagione intensa in cui le soste saranno davvero pochissime, e quindi ragazzi io devo capire la Lazio cosa vuole fare, e saranno queste strategie di mercato, di pre-mercato, a farci capire dove la Lazio andrà e cosa accadrà in seno alla Lazio.